Si è svolta questa mattina a Battipaglia la celebrazione della festività di San Michele Arcangelo, santo patrono della Polizia di Stato. Quest'anno la tradizionale cerimonia nell'ambito della provincia di Salerno è stata celebrata nella chiesa di Santa Maria della Speranza di Battipaglia, alla presenza dell'arcivescovo metropolita della diocesi di Salerno, Campagna e Cerno, Monsignor Luigi Moretti, coadiuvato dal cappellano provinciale della Polizia di Stato, Don Giuseppe Greco. Alla cerimonia presenti il questore della provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, ed autorità civili e militari. San Michele Arcangelo è il patrono della Polizia di Stato, è il santo che ci protegge e ci segue. E quest'anno abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza a Battipaglia per dare onore e merito alla cittadina, che è una importante realtà territoriale della provincia, e al nostro commissariato, alle donne e agli uomini del nostro commissariato di Battipaglia, che con risorse purtroppo sempre limitate fanno davvero un grande lavoro. Quindi per me è stato un piacere quest'anno individuare proprio Battipaglia come sede per la ricorrenza di San Michele Arcangelo. C'è la possibilità appunto di fare qualcosa per incrementare insieme alla politica, insomma, queste forze dell'ordine e la polizia a Battipaglia? Sì, diciamo che questo è un momento che adesso è favorevole, nel senso che dopo gli anni del blocco del turnover, per cui successivamente alla crisi che ha investito il nostro paese non c'erano state più tante assunzioni, adesso piano piano si stanno ripianando gli organici e quindi avverrà sicuramente nei prossimi anni, l'anno prossimo sicuramente, comincerà ad esserci un ripianamento di tutti gli organici e anche del commissariato di Battipaglia, in maniera tale che possiamo assicurare sempre al meglio i nostri servizi. Sicuramente quella di oggi è un'occasione importantissima per la Polizia di Stato di Battipaglia, perché la celebrazione per il santo patrono San Michele Arcangelo è per la prima volta che si svolge in una sede diversa dal capoluogo di provincia, e sono onorata della scelta che ha fatto il questore di celebrare appunto questa commemorazione oggi qui a Battipaglia. È chiaramente un segnale di attenzione e anche di riconoscimento per un'attività che la Polizia di Stato in Battipaglia svolge sicuramente con professionalità ed impegno. Mi fa molto piacere che il questore abbia scelto di venire qui, è un segno molto importante per il territorio, ma l'attività della Polizia di Stato è fondamentale per tutto il territorio della provincia di Salerno. Quotidianamente noi ci confrontiamo con il questore, con gli altri vertici delle forze di polizia, e io vedo una intensissima, diciamo, attività da parte delle forze di polizia in questa provincia, nel rispetto evidentemente dei territori, delle popolazioni, e con un impegno veramente encomiabile. Oggi è un giorno di festa, di ricordo dei caduti, quindi è un giorno importante per tutti coloro i quali sono della Polizia di Stato e tutti quelli che amano la Polizia di Stato. Farlo a Battipaglia è un grande piacere. E c'è quindi anche l'intenzione di dare un segnale anche alla micro e macro criminalità. Ma sempre, questo avviene attraverso l'attività quotidiana. La guardia è sempre alta, è una frase che si ripete spesso, ma che io ho potuto verificare qui a Salerno, che è una frase che risponde alla realtà delle attività delle forze di polizia. Io voglio ringraziare sia il prefetto che il questore che hanno scelto quest'anno di festeggiare San Michele, che è il protettore della polizia, qui a Battipaglia. Normalmente noi lo facciamo ogni anno, ma quest'anno veramente in grande pompa, ed è un segno di presenza e di amicizia e di presenza costante dello Stato sul territorio, quindi sono veramente molto grata, e poi è una bella giornata, quindi grazie. Quindi una giornata importante per la duplice veste, sia per quanto riguarda un segnale forte per la sicurezza che per appunto la polizia proprio di Battipaglia. Sì, è la prima volta che il prefetto, questo è il nuovo prefetto, il prefetto Russo, che viene qui a Battipaglia e viene in questa circostanza, per cui siamo veramente onorati, ma ripeto, è anche un segnale di una presenza costante dello Stato sul territorio, e questo non guasta.